Espira e inizio la mia pressione. Inspira, mantengo la pressione, espira e posso aumentare un pochino la pressione. Inspira, espira. Posso o mantenere la pressione o guadagnare. Al termine della manovra rilascio dolcemente. Nel caso durante la manovra avvertissi delle zone di maggior densità, posso concentrarmi su queste zone. Con un pollice, in genere con il pollice della mano podalica, effettuo la pressione. A questo punto sono meno piatto, ma come vedete non sono di punta, ma sono appoggio una parte minore del mio pollice, con l'altro pollice effettuo un rinforzo e cerco di lavorare la zona. A volte si possono fare dei, o si segue il respiro, come abbiamo visto prima, quindi inspira, espira. E insieme a questo si possono effettuare anche dei leggeri ponçage, che sono delle manovre circolatorie con il pollice. Quindi è questo. Mi raccomando di non fare un appoggio troppo di punta, ma mantenere sempre un appoggio, non tutto il pollice, ma comunque un appoggio, sufficiente a non essere troppo puntiformi, perché questo può essere poi molto fastidioso. In alcuni casi, come rinforzo della manovra di inibizione diretta, posso tracciare dei tratti connettivali. In questo caso, cosa farò? La mano cefalica prenderà un appoggio fermo con il pollice che blocca la pelle. La mano podalica, a partire dalla sovrapposizione con l'altro pollice, inizierà a tracciare un tratto connettivale. Come vedete, il mio appoggio non è puntiforme, ma è sempre con il pollice di piatto, lungo il margine costale. E là. Ripeto la manovra. E mano a mano posso effettuare una pressione e un attrito sempre più profondo. E là. Ripeto 3, 4, 5 volte.